Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial per risolvere questi problemi di crash e lag, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. Quindi, per risolvere questi problemi al crash di Warzone 2.0, andiamo un attimo su Steam, se quelli che hanno scaricato il gioco da Steam, andiamo un attimo sulle impostazioni proprietà, andiamo nella sua cartella, quindi sfoglia i file locali. Saliamo, scendiamo un po' giù, andiamo sulla sua proprietà di Call of Duty, questa qui. Compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero, esegui questo programma come amministratore e fate applica. Per altri problemi riguardo alla scheda video, basta andare un attimo sulle gestioni dispositivi del PC, quindi gestione dispositivi. Andiamo un attimo sulla scheda video. Questa è la mia scheda video, quindi basta andare a fare aggiorna driver, quindi cerca automaticamente i driver, oppure cerca i driver nel computer, quindi cerca automaticamente i driver, andate in Windows Update, eccolo qui, io ho un aggiornamento da fare per Windows 11, voi fate verifica disponibilità, aggiornamenti e fate scarica e installa. Un altro procedimento per risolvere questi errori, basta andare un attimo su il sito di Nvidia per quelli che hanno la scheda video Nvidia, oppure per quelli che hanno AMD driver and support, cercare il vostro driver, quello che state usando per giocare a Call of Duty, quindi ad esempio grafica professionale, processore con grafica, chipset, cerca tutti i prodotti. Ad esempio io ho Ryzen 5 3000 SE, ma visto che non è una più, quindi non ha una scheda video integrata, 600, questo faccio questo qua, cerchetto prodotto, processori, rinvia e fate scarica e installa questo prodotto. Per quelli di Nvidia invece è molto semplice, quindi andare sul tipo di prodotto GeForce, questo qua, GeForce 16 serie, perché è la mia scheda video, quindi 1060 sopra. Se non sapete che scheda video avete, basta andare su System Information. Qui troverete tutti i vostri componenti, tutto quello che state usando. Oppure andiamo direttamente su DXDAG, una di visualizzazione, questa qua. Come potete vedere, questa è la mia scheda video 1060 Super, è tutta la VRAM, è tutto. Quindi fate qua sopra, scarica, ricerca e aggiornate. Una volta scaricato e installato questo software, questo è il software che vi darà GeForce Experience. Vi aggiornerà sempre la vostra scheda video quando rilasceranno un aggiornamento. Quindi, se andate un attimo su driver, eccolo qua. Io ho un driver da Nvidia da scaricare. Quindi lo scarico e lo installo. Per risolvere questi problemi anche sul gioco, basta andare sull'interfaccia e cominciare a disattivare un bel po' di cosucce, ad esempio effetti parallasse, questo qua. Sul fatto anche dell'ondeggiamento del mirino, grafica indicatore dei colpi, e andando un attimo sulla grafica qualità, scendendo fino a giù c'è lo stream texture on demand, che nel senso tu stai giocando su Call of Duty Warzone e alla fine cominci a scaricare un bel po' di texture, anche se hai una connessione non abbastanza veloce te le scarica e comincerai anche a laggare, quindi disattivate questa opzione. Poi ritorniamo un attimo su Steam, sempre su Call of Duty Warzone 2.0, andare sulla proprietà del gioco, file locale, e fate una specie di verifica integrità dei file di gioco, che è molto importante. Invece per quelli che hanno il gioco su Blizzard Battle.net è molto semplice, andare su impostazioni e fate una riparazione dei file, e state certi che poi il gioco andrà benissimo. E mi raccomando, guardatevi anche ciao a tutti ragazzi, la mia vecchia guida di Call of Duty Warzone 2.0, come settare al meglio le impostazioni grafiche. Sono dei piccoli consigli per non laggare sempre, per non crashare. Mi raccomando, mai giocare a schermo intero per quelli che hanno problemi, soprattutto se avete una scheda video un po' abbastanza potente, quindi non giocate a schermo intero che vi potrebbe veramente crashare di brutto il gioco. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!